Salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina. Io sono Nunzio Ignalamattuno e sono il cuoco folle. Oggi voglio proporvi una ricetta che troverete nei pub tipo americano: fagioli alla messicana. Per i fagioli alla messicana gli ingredienti sono i seguenti. Cominciamo con la santa trinità del soffritto: mezza cipolla, due coste di sedano, due carote, tutto tritato finemente. 3 barattoli di fagioli rossi e 1 barattolo di fagioli bianchi, 4 salsicce private del budello e sbriciolate, mezzo bicchiere di vino bianco, della polpa di pomodoro, del sale quanto basta e ovviamente non deve mai mancare del buon olio extravergine d'oliva. Bene, detto questo, noi possiamo cominciare. Step numero 1, casseruola, olio caldo, aggiungiamo il nostro soffritto. Si versa nemmeno mezzo bicchiere d'acqua per far cuocere meglio le cipolle. Un po' di peperoncino, giusto per dare quel tocco di piccantezza. Ovviamente è a gusto vostro e l'ingrediente opzionale, lo troverete poi nella lista degli ingredienti. Ora che è evaporata l'acqua, possiamo aggiungere le salsicce. Ora si fa sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Una volta che la parte alcolica è evaporata, e lo sentite dall'odore, si aggiunge la polpa di pomodoro, 1 o 2 cucchiai, giusto per sporcare. Dopo aver fatto cuocere 3-4 minuti, aggiungiamo i fagioli. Per facilitare la cottura si aggiunge dell'acqua. I nostri fagioli alla messicana sono pronti, hanno cotto per una ventina di minuti, forse anche di più. Devono essere belli azzeccosi. E ora impiattiamo. Ed ora è il momento dell'assaggio. Un connubio perfetto tra fagioli, salsiccia e quella puntina di piccante. Libidinoso davvero. Con questo posso concludere il video. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate tanti bei like, condividete perché la condivisione è importantissima. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto, ricordatevi che su Amazon trovate il libro delle mie ricette, Le ricette del cuoco folle. Noi ci vediamo dunque al prossimo video, ricordatevi, e se vi sembra buono, mangiatelo!